andata bene. Io credo che se la procura distrettuale di Catanzaro e gli uffici giudiziari di Catanzaro intendono proseguire e perseguire eventuali aggressioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione con i postulati che oggi rivolgono all'onorevole Principe, sarà ben difficile ottenere risultati. Questo è il mio punto di vista. Ci sono stati dei problemi, insomma, le accuse mosse forse sono... Il problema è che mi pare che non ci siano accuse, mi pare che il tutto sia caratterizzato da un vuoto sia dal punto di vista della ricostruzione fattuale che dal punto di vista argomentativo. A me pare abbastanza evidente, poi sa, io, ovviamente dal punto di vista del difensore, ma è difficile trovare ordinanze poggiate veramente su postulati che a me paiono addirittura paragiudiziari. Ci sono anche delle intercettazioni però. Che riguardino l'onorevole Principe? Certamente no. Che ci siano contestati incontri dell'onorevole Principe con chi che sia? No. Che ci siano fatti attribuibili all'onorevole Principe? Certamente no. Se poi i processi si fanno su un presupposto del modo in cui si esercita la leadership rispetto ad una formazione politica, rispetto ad una vicenda amministrativa, si può anche dire che chiunque transitasse da Rende non poteva farlo se non attraverso il beneplacito dell'onorevole Principe. Ora mi pare che dal punto di vista giuridico e dal punto di vista giudiziario siamo al di là del consentito. Ovviamente aspetteremo poi le verifiche che l'ordinamento ci consente. L'interrogatorio è stato molto lungo, quindi ha chiarito. Devo dire che è stato, se mi si può far passare, inutilmente lungo, perché la maggior parte del tempo si è consumata a dover rispondere per l'appunto su presupposti e postulati, sottolineo postulati, che non mi pare abbiano molto a che fare con una vicenda giudiziaria.